Benvenuti a Interlagos, San Paolo. Accomodatevi e assistete con noi a queste qualifiche per il Gran Premio del Brasile. Qui che tipo di assetto tenteranno i piloti? La pista ha un buon numero di curve impegnative. Sarà difficile trovare il bilanciamento perfetto. È facile andare veloce sui rettilinei. Basta eliminare tutto il carico. Ma in una pista come questa serve l'aderenza fornita dalla deportanza. Detto questo, è inutile appesantirsi se poi si è più lenti di tutti gli altri sui rettilinei. Ti supererebbero tutti. Le qualifiche sono terminate, siamo pronti per un'altra entusiasmante gara domani. Le prime tre sono Raikkonen, una Mercedes e Daniel Ricciardo. La griglia è stabilita, ora non ci resta che aspettare la gara. Tornate con noi domani per assistere al Gran Premio. A presto! Sicuro come l'oro, il Gran Premio del Brasile riempie gli spalti e regala grandissime emozioni. Gare fondamentali per il titolo, delusioni, trionfi e gloria davanti al pubblico di casa. L'autodromo José Carlos Pace ci ha regalato tutto questo e molto altro. Interlagos ha la caratteristica di essere un circuito antiorario. Il pubblico paulista affolla gli spalti lungo tutte e 15 le curve di questo storico circuito lungo 4,3 km. Due velocissime sezioni incorniciano il celebre settore 2, estremamente tecnico, dove mantenere la velocità in uscita dalla Junção, in una delle due zone di RS, sarà fondamentale per riuscire a sorpassare oggi. Con la posta in gioco di oggi ho la sensazione che vedremo parecchie spintonate in curva 1 questo pomeriggio, Luca. Sì, succede spesso qui ad Interlagos. È una zona di frenata impegnativa, dato che conduce alla discesa verso la S Senna, quindi è facile bloccare l'anteriore interna e finire larghi. Negli anni abbiamo visto spesso qualcuno dei piloti nelle prime posizioni finire nelle retrovie al primo giro e ritrovarsi a fare una gara di rimonta. E questo è uno dei motivi per cui qui ci sono tante emozionanti battaglie per il campionato. Speriamo che oggi non si verifichino incidenti alla partenza, ma ammetto che la cosa non mi sorprenderebbe. Abbiamo già vinto il campionato, quindi puoi rilassarti e goderti la gara. Prima di partire diamo un'occhiata alla griglia dopo le qualifiche di ieri. Grazie al giro perfetto di ieri, Kimi Raikkonen parte dalla pole position con una Mercedes al seguito. E ora vediamo il resto della griglia. Ricciardo, Hülkenberg, Sergio Perez e Magnussen, Massa, Vettel, Palmer e Pascal Wehrlein, Kvyat, Button, Felipe Nasr ed Ericsson, Grosjean, Hamilton, Valtteri Bottas e Carlos Sainz, Alonso e Verstappen, Rio Arianto ed Esteban Gutierrez completa la griglia. È quasi il momento di accendere i motori. Andiamo in pista! Sembra tutto a posto, ma dobbiamo provare a levarci, quindi ingranali tutte appena puoi e poi dobbiamo lavorare.
Passando alla finestra del pit stop, monteremo gomme dure.
posizioni di vantaggio su di te. Thank you.
Bella vittoria per il team Mercedes oggi. Luca, che cosa ha distinto questo team dagli avversari? Oggi, secondo me, era tutta questione di trovarsi nel posto giusto al momento giusto. Prima dell'entrata in pista della safety car ci aspettavamo una gara completamente diversa, ma è riuscita ad approfittarne al meglio dopo che le distanze erano state annullate. Ed ecco i piloti che salgono sul podio dopo un'ottima gara. Sono stati fantastici, come sempre, ed è una vittoria davvero meritata. La Mercedes oggi si porta a casa la vittoria. E ora vediamo come questi risultati si riflettono sulla classifica piloti. Un'ottima gara per il primo in classifica. I punti di distacco dagli inseguitori aumentano. Passando al pilota del giorno, Luca Filippi, tu chi sceglieresti? Credo che il pilota del giorno sia Max Verstappen. Nella sua pur breve carriera è già noto perché riesce a sfruttare ogni opportunità. Forse ormai i giochi sono fatti. Comunque diamo un'occhiata alla classifica costruttori. I punti di vantaggio della Mercedes sugli inseguitori aumentano. Dopo questo weekend frenetico, penso sia arrivato il momento di riposare. Grazie per averci seguito e arrivederci. Alla prossima!